Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, finalmente il video sui nuovi prodotti Lidl. Sono andata appunto al discount Lidl qualche giorno fa, vi ho fatto anche il video vlog, quindi vlog in diretta che trovate sul mio secondo canale www.youtube.com/pachitopiccante, il mio secondo canale. E là vi ho fatto proprio il vlog in diretta io e mia sorella, dove abbiamo fatto una bella spesa non solo di prodotti cosmetici ma anche alimentari, perché noi andiamo spesso al Lidl, ci spiace perché risparmiamo, perché le cose costano poco. E sapete, io da quanti anni vi faccio questi video sui prodotti Lidl, veramente vado di persona, compro le cose e sono contenta che grazie a voi, grazie a noi, insomma, i prodotti sono molto molto migliorati nel tempo. E prima dovevamo sceglierci qualcosina di buono perché c'erano tante schifezze, e invece adesso hanno fatto delle linee proprio buone, perché ovviamente si sono resi conto, sta diffondendo l'amore per i prodotti buoni, fatti bene con buon inci. La gente sta capendo che ci sono ingredienti dannosi, che non vogliamo più metterci le schifezze addosso, e quindi anche Lidl. È così, ogni volta che Lidl devo fare la musichetta, così mettetemelo in testa. Quindi anche Lidl sta facendo prodotti con buon inci, insomma. Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica, non è tutto buono, quindi dobbiamo fare attenzione, sono qua per questo. Quindi vi lascio il link del video vlog, appunto, che abbiamo fatto mia sorella, nei box informazione, e anche il video di tutti i prodotti alimentari di cibo. Vi lascio il link, perché quei video là ve li faccio sul mio secondo canale. Adesso vi parlerò dei cosmetici. Finalmente ragazzi, ho trovato la nuova linea di Cien, non lo so come si dice. Comunque questa qua io leggo, parlo come magno e leggo come e parlo come leggo, insomma, quello che leggo quello dico. Cien Nature, quindi hanno fatto questa nuova linea, e praticamente questa è una linea che prima avevano messo passeggera, insomma, quelle linee edizione straordinaria, adesso 1009. Poi praticamente nessuno l'aveva trovata e hanno deciso fortunatamente di metterla fissa, quindi adesso la trovate. Io sono andata in due Lidl a Napoli e l'ho trovata in tutti e due, quindi lo trovate. Allora, io ho comprato, ragazze, la crema night al pomegranate, quindi melograno, e la crema giorno, le ho prese tutte e due appunto per farvi la recensione, perché se fosse stato per me ne avevo comprata una sola, perché sono molto molto simili fra di loro. Ho detto compro quante più cose possibile, così vi posso fare una recensione esaustiva. E quindi ho preso queste due, ragazze, sia quella notte che quella giorno. E allora, come inci sono molto buoni, perché comunque questi sono prodotti che hanno ingredienti buoni, sono naturali, anche se non sono bio, però sono naturali, quindi non ci sono ingredienti da noi, sono proprio come piacciono a noi, costano poco, 2-3 euro, sono buoni, non hanno silicone, non hanno paraffine, non hanno schifezze, e quindi già per questo sono promosse. Adesso vediamo la recensione d'uso. Questi due prodotti si differenziano principalmente perché la crema notte è un po' più pesante, no? È un po' più, diciamo, nutriente, la senti più corposa in mano, però è abbastanza asciutta, a me non mi lascia la pelle untuosa, vi dico la verità, si assorbe bene, è molto cerosa, ricca, però quando la spalmi si assorbe, quindi non ti lascia tutto. Quindi a me questa qua è piaciuta molto, per l'uso che se ne deve fare, cioè la notte, secondo me è buona. Io vi dico la verità, l'ho usata qualche volta anche di giorno, non mi sono trovata male. Questa qua giorno, alla rosa, ho preso una a melograno e una alla rosa, una notte e una giorno, c'erano di diverse tipo, sia notte che giorno, ho voluto prendere una e una per dirvi. Questa qua giorno è fatta bene perché ha tutte le lettere leggere all'inizio dell'inci, quindi di capilletro, girasole, olio jojoba, poi c'ha estratto di rosa canina, che è ottimo, come sapete l'estratto di rosa canina è ottimo per il viso, anche per prevenire le rughe, eccetera. C'ha olio d'oliva, c'ha addirittura l'ubiquinone, che sarebbe il Q10, quindi c'ha un po' di questo qua che ci fa tanto bene alla pelle, e quindi l'inci prometteva proprio bene bene bene. È proprio un inci che mi piace tantissimo. Però come crema mi aspettavo qualcosa di un po' più leggera, essendo una crema al giorno, mi aspettavo una cosa che ti metti, sono tutta adesso incontro all'estate, subito ti asciughi e ti puoi truccare. Beh, non è proprio così, ragazzi, non è esattamente così, perché quando la metti ti senti un po' la pelle che non si, cioè stranamente si asciuga prima questa qua, perché questa è molto più
densa e corposa e quindi si assorbe bene. Questa qua rimane un pochino, il viso un pochino umidiccio, quindi devi aspettare un qualche attimino prima di farlo asciugare. Comunque nessuna di queste due creme è una crema leggera. Se c'è qualcosa di molto molto leggero e fresco per l'estate, no, non è questo il caso. I profumi anche sono molto molto buoni. Mi piace sta cosa che hanno dato molta attenzione anche ai profumi. Sono molto molto gradevoli. Nulla di eccessivamente fiorito e troppo forte, perché sono creme che vanno sul viso. Quindi darei comunque una sufficienza. Quindi un 6 glielo darei. Forse un 6 e mezzo a questa qua della Nocturne, perché se la sento più efficace. Ho fatto vedere solo le scatole, fermo, sono troppo furba. Eccoli qua, questi sono i contenitori. Sono molto carini i packaging. A me piacciono molto. Quindi una lode a questi packaging, che a differenza del vasettino, anche se magari sono più sfigati, perché il vasettino, sapete, magari di vetro è più figo, però questi qua sono carini, te li puoi portare pure dietro, non c'è pericolo che si rompano perché comunque non sono di vetro. E poi sono molto pratici, perché tu fai così, vai a uscire il prodotto, poi lo chiudi, così non ci metti le mani dentro eccetera. Quindi sono carini. Questa qua è antirughe, questa qua è il melograno appunto della notte, e invece questa qua dovrebbe essere una crema idratante leggera. Anche di questa qua c'è la versione notte, anche di questa qua c'è la versione giorno. Ragazze, ogni tanto sparisco, c'ho prodotti qua a terra. Ho comprato anche il contorno occhi, non potevo non comprarlo. Anche il contorno occhi c'era di diverse linee, però io ho trovato solo questo qua a melograno, quindi ho comprato questo qua. Crema contorni al melograno, alla melagrana. Adesso femmina bella melagrana, vabbè. Allora ragazze, come inci, anche questo qua c'ha una serie di olettini molto leggeri all'inizio, quindi è molto simile alla crema. Allora, di girasole, c'ha anche l'olio d'avocado, ecco, questa è la differenza. E anche qua c'è un po' di ubiquinone e c'è anche un po' di tocoferolo. Allora, questo è un contorno occhi che è molto carino, è molto leggero e mi piace per il fatto che quando lo metto è leggero e fresco e mi ci posso anche truccare dopo, perché comunque a volte alcuni contorno occhi li fanno troppo pesanti e quando poi li va a truccare si fa un passone e fa schifo, si vedono tutti i segni. Invece questo qua si asciuga bene, lascia il contorno occhi fresco, idratato. Però non, anche dall'inci mi sono accorta che l'inci è molto molto simile a quello della crema viso, e quindi vai a capire che non ci sono attivi particolarmente, infatti costa anche molto poco, non ci sono attivi antirughe, antiocchiaie particolarmente adatti per questa zona del contorno, che è semplicemente una cremina idratante, insomma, che illumina un po' lo sguardo, nulla di più. E da lì infatti me ne ero accorta. Se ci fosse stato qualche strato più carino adatto al contorno occhi, proprio antirughe, antiocchiaie, sarebbe stato ancora più prezioso, però forse non sarebbe costato così poco. E anche dall'utilizzo me ne sono resa conto, perché comunque è idratante, però nulla di più, non è una cosa super distensiva. Fresco, asciutto, insomma, per le giovani, per le meno giovani, un po' per tutte, senza troppe pretese. Anche a questo qua darei una sufficienza, appena sufficiente, diciamo, perché comunque se ci fosse stato anche uno o due strattini, ingredienti adatti proprio per contorno occhi, veramente avrebbe preso anche un 8. La chicca ve la lascio alla fine, quindi dovete guardare il video fino alla fine. Allora, cremina mani, questa mi è piaciuta molto, questa qua, la calendula, un buon profumo, veramente buono, di fiori. Buono, di fiori. Buono, di fiori. Però a volte i profumi alla calendula sono un po' sfigati, invece questo è molto buono, ha un profumo, tutte le cose hanno un buon profumo, quindi non sto qua a dirvi. Comunque questa mi è piaciuta particolarmente, poi sulle mani si sente molto, no, il profumo. È una crema molto molto buona, c'ha olio d'oliva, burro di karité, cera d'aquila, l'estratto di calendula, che quindi è lenitivo. Anche questa qua è molto semplice come formulazione, non c'è chissà che cosa dentro, però in questo caso per le mani, non è che il contorno occhi vogliamo le cose antiche, quindi va bene così. È una crema idratante, nutriente e anche molto fresca. Questa mi piace perché anche per questo periodo dell'anno, che non è comunque inverno, abbiamo qualcosa di fresco e che ci idrata però senza appesantire. Vedete, io la metto e subito si asciuga. Questa veramente mi è piaciuta molto, mi lascia un bel profumo sulle mani di fiore, però carino, un po' anche di frutta, fiore e frutta, non so, sembra anche un po' di pesca, non lo so, comunque. E le mani sono proprio veramente asciutte, morbide e idratate, perché comunque questo periodo dell'anno non è che ci serve qualcosa di, non è che ci abbiamo proprio le spaccature, perché non fa freddo, quindi magari lavi i piatti, no? Capitevi ragazze, dopo ti asciughi, ti metti sta cremina, sta bella fresca, asciutte le mani, morbide morbide. Quindi questa qua io darei anche un bel 7, 7 e mezzo, perché veramente mi è piaciuta
molto. Poi ragazzi, ho comprato questo qua, la chicca, che è l'olio anticellulite. Questo qua è troppo simpatica sta cosa, ve lo devo dire, perché una ragazza mi ha detto: vai a comprare l'olio anticellulite e vedi se non è come il tuo fatto in casa, che ho fatto la ricetta dell'olio anticellulite fatto in casa, se vi ricordate avevo fatto il video, e ha detto è identico come ingredienti, come profumo, te l'hanno copiato. Comunque io spesso scopro queste cose, ci sono dei prodotti in parenti hanno stessi ingredienti miei fatti in casa, quindi l'hanno copiato, non lo so se l'hanno copiato, vabbè, si fa, si dice per spezzare. Comunque allora, questo olio anticellulite vi posso dire che il profumo non è affatto male, ed è una cosa strana perché di solito gli oli anticellulite hanno sempre dei cattivi odori, quindi secondo me ci hanno messo anche un po' di profumino buono dentro. E come olio c'è un mix di oli buoni: olio di girasole, olio di albicocca, c'è l'olio di avocado, ci sono mandorle dolci, ci sono vari oli, e ci sono estratti, non tutti quelli, amica mia, non tutti quelli che ho messo io, cioè sono di meno, molti di meno di quelli che ho messo io, però ci sono quello di rosmarino, di calendula, ce n'è qualcuno adatto, lascia la pelle molto morbida e tonificata, questo sì. Però anche qua, leggendo la lista ingredienti, un po' come tutta la linea, sono prodotti semplici, ovviamente per tenere un costo basso, pensate, questo c'è anche un contenitore di vetro, no? Che già costa, ovviamente non ci può stare tanta roba dentro super pregiata, però questo non vuol dire che non sono buoni, anzi, considerate che al supermercato spesso si trovano prodotti delle più famose marche cosmetiche che costano 3 volte a questo e hanno comunque pochi ingredienti come questo, quindi almeno questi sono onesti e non costano tanto, quindi sono giusti, così non ci possiamo aspettare chissà che cosa. E quindi questo vi posso dire che non fa miracolo, non fa sparire la cellulite, ovviamente lo sapete, per la cellulite c'è stato tutto il discorso alimentazione, sport, però usando un prodotto buono si vedono i risultati. Importante ragazzi è il massaggio, quindi se voi utilizzate anche un olio così, che è molto semplice, che è tonificante, nutriente, ok, però vi fate un bel massaggio lungo sulla pelle inumidita appena uscite dalla doccia, ovviamente il massaggio fa tanto, quindi vi aiuta tanto se voi lo massaggiate molto. Però una cosa ci tengo a dirla: è un olio molto denso, infatti anche dal colore è un olio giallo, non è insomma chiaro, asciutto, di quelli secchi che subito si asciugano, no, è un olio molto denso e corposo, che esce fuori dalla bottiglia, infatti questa è tutta unta, infatti io me lo porto in palestra, però ce l'ho nello scatolo perché sono terrorizzata dal fatto di insozziare tutto. Molto denso e corposo, è molto untuoso, appunto non è leggero, quindi non è che si assorbe, vi lascia la pelle anche un pochino unta, quindi questa è una cosa che vi devo dire, perché poi decidete voi se vi piace questa sensazione o no. Io vi consiglio senz'altro di metterlo la sera, in modo che dopo magari vi mettete il pigiama e non vi sporcate i vestiti, cosa importante. Ragazzi, infine ho preso queste qua, la maschera, che già in un altro video sempre della Lidl vi avevo fatto vedere, però adesso ho trovato questa qua che è diversa da quella, perché questa qua è una maschera antirughe, io non l'avevo presa antirughe quella volta, stavolta l'ho voluta prendere antirughe, che allora questa qua è al Q10, a differenza di quella là non fa parte della linea nature, ma fa parte della linea normale, e quindi non è proprio, non sono tutti ingredienti naturali, c'è qualcosa di sintetico, però comunque si salva insomma per il rotto della cuffia. E mi piacciono queste maschere perché sono carine, sono, a parte ci sono due, costa tipo un euro, costano poco, poi te le puoi portare pure dietro se devi andare a qualche parte, sono molto fresche, così hanno un inci accettabile, insomma, anche se non sono proprio, hanno un buon inci, sono accettabili, come spesso vi faccio vedere dei prodotti della Lidl. Poi vi dirò sicuramente la recensione di utilizzo molto presto in un prossimo video. Quindi questo è tutto ragazzi, se volete sapere anche cosa penso degli altri prodotti, guardate gli altri miei video, vi ho fatto tante recensioni sui prodotti Lidl, ve li lascio nel box informazione, vi ho fatto anche il video appunto di recente, il video vlog che vi ho fatto sul mio secondo canale, ho inquadrato gli inci e ho parlato anche di alcuni prodotti che non vanno bene, quindi per i prodotti bocciati andate a vedere quel video, fate attenzione perché ci sono, anche c'è proprio una linea che è vicina a questa qua Nature, che anche ripropone quei disegnini naturali, quelle scritte naturali, che però
non è naturale e non è assolutamente, non va assolutamente bene perché c'è silicone, c'è dimeticone dentro, quindi fate attenzione, mi raccomando, guardate il video che là vi ho detto tutto. Mi raccomando ragazze, lasciatemi un bel pollice in su se vi piacciono i video sui prodotti al supermercato, se vi piacciono i video sulla Lidl. Lidl, così ve ne faccio tanti altri. Sapete che ci vado spessissimo, compro tutti i prodotti, faccio tutto questo per voi che mi fa tanto tanto piacere diffondere l'amore per i prodotti naturali, io faccio bene. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se ne avete provati altri e vi aggiornerò presto con altre novità. Vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video.